Intimando. Buonasera, è la volta del Duca. Devo chiamarlo Duca? Giancarlo? No, Perini. Mi chiami Giancarlo. Giancarlo, va bene. Giancarlo, sì. Perini è un professionista di quelli seri, perché ha fatto un corridore per 15 anni tra i professionisti, oltre tutto il resto. Diciamo subito che ha vinto poco, però ha fatto vincere tanto. Specialmente stasera celebriamo i 30 anni dalla vittoria di Benidorm da parte di Gianni Bugno. Io penso che se non ci fosse stato Perini, perché erano solo due italiani nel gruppo di 17, se Perini non fosse andato a prendere Bugno in fondo al gruppo e l'avesse portato davanti, con le buone e con le cattive, poi probabilmente Bugno non l'ha vinto. È vero? Perché sul libro c'è scritto che l'ha fatto con le buone, però come è andata veramente? No, meglio anche... Sì, l'ho fatto con le buone, però ho dovuto urlargli un po' sulle orecchie, come si dice, no? Gli ho urlato un po' sulle orecchie con due o tre parolacce, allora mi è venuta ruota ed è venuto davanti, ma penso che non sia stata solo quella, diciamo, quello che è stato un po' tutto il coronamento perché io ho fatto il mio dovere, ma Gianni, come ho detto prima, un altro signore, io ho iniziato a costruire la torta. Ma Gianni poi l'ha tutta decorata bene con la vittoria negli ultimi 250 metri, che battono un Jalabert, Dimitri Collins, che tutti i mondiali era là nei primi 3 o 4, un Indurain, insomma c'erano un po' tutti, no? C'erano davanti. Non è facile, lui è stato in grado di fare questo, ecco. Nonostante, voglio dire, questi francesi erano molto numerosi davanti, 5. Perché erano in 4-5, insomma, però Gianni aveva le gambe più migliori rispetto a Jalabert. Tu sei stato un gregario, un luogotenente, si può chiamare in tante maniere. Io ho visto le vittorie dei tuoi capitani, ci sono Battaglini, Visentini, Roche, dimmi se mi dimentico qualcuno, Bugno in nazionale. Tra Cappucci. Buontempi, che non è che non ha vinto niente, Buontempi. Ecco, dovessi costruire un corridore perfetto, per dire, la testa di, lo stile di, il colpo di pedale, penso che ce l'abbiamo qua stasera, ma sì. La testa di Roche, il cuore di Stephen Roche, il cuore di Battaglini. Cappucci aveva qualcosa anche lui, però, Cappucci, lui aveva una grande grinta, era quello che lo distingueva tra tutti, era uno che diciamo non si dava mai per vinto, anche se sapeva forse di essere battuto, lui forse riusciva a vincere con la sua determinazione, con la sua grinta, cosa che invece non posso dire di un grosso che secondo me, se avesse avuto un'altra testa, un'altra mentalità, Roberto Visentini. Una grande classe, però un po' gracile di testa forse. Come anche Bugno, diciamo. Anche Bugno, sì, anche Gianni. Ce n'era uno che è abbastanza più cattivo degli altri? Ma no, onesticamente. Non ho mai avuto dei grandi capitani, diciamo, se si vuol dire, cattivi, ecco. Sono stati tutti abbastanza, hanno vinto tutte le loro gare con la testa, con le gambe, con il cuore. Grazie, grazie. Vuol dire che quasi vuole mangiare. Grazie.